Ciao Gin. Ciao Fitz. E perché sei in ritardo? Perdonami, stamattina scendendo le scale sono caduto. Anche ieri sei caduto scendendo le scale. Infatti sono stato dal medico. Cosa ti ha detto? Che ho avuto una ricaduta. A proposito, scusa, non mi sono ancora felicitato. So che è nato tuo figlio. Grazie, Fitz. Auguri, auguri. Grazie di cuore. Grazie mille. Un altro maschio, no? Un altro maschietto, sì. E sì. Come lo hai chiamato? Mi sembrava doveroso chiamarlo come mio padre. Come? Papà. Ah. Ora hai due maschi, no? Sì, sì. Due maschi. Papà e bisnonno. Eh sì, spero che la prossima sia femmina, sai, anche nonna ci tiene. Ah. Larry? Larry è morto, l'ho fatto fuori, l'ho fatto schiantare contro il casello dell'autostrada. Gli hai tagliato i freni? No, gli ho smontato il telepass. Ah. Mentre io oggi sono passato a salutare Giulia. Non sai niente? No. L'hanno beccato ieri sera, processato per direttissima, gli hanno dato 750 anni di galera. Accidenti, lui che ha detto? Quelli che riesco a fare li faccio. Piuttosto, Fizzo. Io invece stavo per passare a trovare Joe, ma ho avuto una brutta notizia, Fizzo. Joe è morto questa mattina. Joe è morto? Alle 8. Questa mattina? Alle 8. Ma allora aveva ragione quella zingara. Maledizione, gliel'aveva detto, ti ricordi? Gli ha detto che sarebbe morto il 18 dicembre alle 8 del mattino. Come è morta? Una zingara gli ha sparato. Certe cose non si possono capire. Senti, prima ero giù al locale di Sam. I ragazzi parlavano di Tony. Ma gli è successo qualcosa? Accidenti, Fizz, anche questo non sai. Fizz, finalmente Tony. Tony, dopo 3 anni è riuscito a scavare un tunnel ed evadere di galera. Quanti anni gli avevano dato? Uno. Uno? Sì, è che nel tunnel ha perso la cognizione del tempo, sai, Fizz. Ha detto che laggiù era molto buio. È stato fermo anche 8 mesi coi lavori. Ha trovato delle anfore etrusche e gli hanno bloccato tutto. E di un po', tu l'hai già visto, Tony? Sì, l'ho già rivisto. E come vanno le cose tra voi? Ottimamente, Fitz. Da quando Tony è uscito di galera, mi vuole bene come un fratello. Perché era in galera? Aveva ucciso suo fratello. Ah già, è vero. Beh, sono contento. Sono contento che Tony ti voglia bene. Ah, puoi dirlo forte, Fitz. Ora Tony mi vuole molto, molto bene. E vuol molto bene anche a tua moglie. Un po' tutti vogliono bene a mia moglie. Chi non vuol bene a tua moglie, Gin? In tanti vogliono bene a mia moglie. Sai che ricordo ancora la prima volta che ho conosciuto Tony. Aveva un cappotto scuro, era appoggiato a un bancone di un bar. Io la prima volta che l'ho visto era nudo nel mio armadio. In quello di destra? No, a sinistra, in quello di destra ci siamo conosciuti io e te. Ah già. Beh, comodo avere due armadi. Mia moglie vuole anche il terzo adesso. È un vecchio amico, Tony. Ogni volta che guardo Tony, rivedo mio figlio. E ogni volta che guardo mio figlio, rivedo Tony. Ehi, Jim. Ciao, Max. Com'è andato il colpo a Parigi? Colpo a Parigi è andato male, c'è stato un incidente e la polizia ci ha sequestrato l'intero carico. Ah, accidenti, Jim. Te l'ho detto 1000 volte di andare piano, piano devi andare. Andavamo piano, Max, te lo giuro, non so che cosa sia successo. Il furgone è come impazzito e a un certo punto ci siamo trovati contro la Tour Eiffel. Ma vi rendete conto, Jim? Ci avrebbero dato 1 milione di euro per quel carico di calamite, ma... Arrivo ora dal capo, dal Knight. Arrivi? Dal Knight, il capo ha deciso una cosa brutta, ha deciso che cambia tutte le ballerine, tutte. Vabbè, aria nuova, no? Aria nuova. Ma che aria nuova, mica tanto bene, il capo ha mandato via pure la preferita mia. Ricordate, Maria Assunta, licenziata. Come, scusa, puoi ripetere? La mia ballerina preferita, Maria Assunta, licenziata. Cioè, e nella stessa giornata il capo ha fatto tutte e due le cose. Quali due cose? Cioè, intende dire l'assunta e poi la licenziata. Chi? Maria.
Il capo non ha assunto Maria, l'ha licenziata. Ma come ha fatto a licenziarla se prima non l'ha assunta? Certo che l'ha assunta, il capo ha assunto Maria assunta e poi ha licenziato Maria assunta, chiaro, no? No. No. Il capo ha licenziato una ballerina, ok? Ok, ok. 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 E il nome della ballerina è Maria Assunta, ok? Scusa, ma è il suo nome, è il suo nome. Maria Assunta è un nome doppio, no? Maria Assunta, chiaro. Un nome composto, un Maria Assunta. È l'ora che è vostra, no, è l'ora che è vostra. Maria Assunta. Max, avevamo capito, cioè, non, vabbè. Ma mi dispiace tantissimo che il capo abbia licenziato Maria Assunta. Tu l'hai parlato? Sì, sì, sì. E come l'hai trovata? Serena. No, intendevo Maria, come... Come l'hai trovata, Maria? Serena, serena. Ho capito, se vuoi parliamo di sta Serena, però lui ti stava chiedendo come hai trovato Maria Assunta, quella che... L'ho trovata serena, serena, non addolorata. Beh, certo, se si chiama Serena non può chiamarsi addolorata, almeno che anche quello non sia un nome composto, Serena addolorata. Serena come stato d'animo. Come stato d'animo. Come emozione. Ma avete chiesto come l'ha trovata Maria Assunta? Io vi ho detto serena. Come l'avete trovata? Serena, serena, giusto, giusto, giusto. Diciamo che l'ha presa con serenità. Ecco, bravo, ecco, l'ha presa con serenità. Con serenità, l'ha presa con serenità. Certo, è stata a peggiorare. Siete peggiorati parecchio. Per farvi capire cosa ci vuole costanza. Non mi dire che ha licenziato pure lei. Chi? Costanza, tra l'altro è la mia preferita. Bene, fermi, fermi, fermi. Non ricominciate perché il capo, ci siamo? Il capo, capo ha licenziato Maria Assunta e io l'ho trovata serena, non addolorata, punto. Questa è la situazione. Chiara? No, ditemi se è chiara. Sinceramente io lei non me la ricordo. Neanche io. Io voglio sapere. Io voglio sapere, una volta per tutte, se la faccenda è chiara. Sì, è chiara, detta Maria Assunta, nato nello stato d'animo, sul lago di Costanza. Punto. Di un po', Max, è un po' che non ti si vede in giro. Lo so. Ho cambiato casa. E com'è? Carina, carina. Pensa che dalla finestra vedo sette colli. Ma dai, hai preso casa a Roma? No, sono fronte a un canile. Ci sono sette colli, una lupa e... Il chihuahua. Ma si vede raramente il chihuahua. Adesso vado che devo andare a parlare col preside della scuola di mio figlio, perché mio figlio ha complicato un casino, ha fatto un casino. Tuo figlio, quello che studia da cuoco? Bravo, bravo. E che è successo? Che ha fatto? E che ha fatto? Ieri ha marinato la scuola. Che sarà mai? L'abbiamo fatto tutti, no? Ah, sì. Ma ti rendi conto che danno, che danno, che danno? Un intero edificio coperto da olio e prezzemolo. Alla prossima. Ah, Gin. Scusa, sai, mi stavo dimenticando. Tieni, questo è il regalo di Natale. Ah, grazie. E come mai non me l'ha dato lui? Lui chi? Natale. No, 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 scusa, non hai capito bene. Intendevo dire che questo regalo è il mio. Oh, scusa, no, no, infatti avevo capito male. Se tu tienilo, tienilo, ci mancherebbe altro. Ho frainteso. No, Gin, ascolta bene. Questo è il mio regalo di Natale. No, che cosa fai, Fizia? Cioè, Natale fa un regalo a te e tu lo ricicli a me. Cioè, no, no, no. Ora preferisco che mi fai una chiamata a Natale, ci salutiamo, un panettone e via. Ehi, Gin, dimmi, quando compi gli anni? Io a maggio. Auguri. E per Natale? Per Natale ci penserò, tanto lui li fa a settembre, eh?